Del 26 di gennaio 2020 ci troviamo qui con Acqua Mediterranea del Walk of Change. Abbiamo avuto un intervento dell'economista Nino Galloni nel mattino, naturalmente del grande professore Nino Galloni, che veramente è stato un superlativo apporto che veramente fa di questa conferenza un valore assolutamente importante. E poi abbiamo sentito naturalmente Orazio Fegnani e il grande professore anche Giorgio Vitali, e adesso proseguiremo e diciamo verremo alla parte più importante di questa giornata. Infatti nel pomeriggio, adesso tra poco reintrodurrò di nuovo Orazio Fegnani, che ci spiegherà anche con l'aiuto di alcune slide il meccanismo della cambiale sociale. Allora, noi ricordiamo che siamo qui oggi e stiamo presentando un vero e proprio modello di cambiamento sociale. Quello che stiamo presentando non è qualcosa che ci siamo inventati, ci siamo semplicemente rifatti a fattori storici, oltretutto utilizzati in 41 paesi nel mondo attualmente. Ricordiamo che in Nord Europa il meccanismo della cambiale sociale è qualcosa che già è in attuazione. Ricordiamo che dal punto di vista del profilo storico, in passato grandi stati che hanno avuto grandi difficoltà proprio dal punto di vista delle caratteristiche economiche, quindi parliamo di grandi depressioni, di momenti storici in cui la popolazione viveva e soccombeva rispetto a situazioni veramente drammatiche di depressione economica e dove i tassi di disoccupazione erano altissimi. L'utilizzo della cambiale sociale è stato qualcosa che ha veramente modificato l'ordine della storia di quei paesi. E infatti abbiamo ricordato già nel primo incontro, poi magari lo ricorderemo anche oggi, quello che accadde durante la guerra di secessione, dove appunto Abraham Lincoln riuscì tramite l'applicazione della cambiale sociale a addirittura modificare gli eventi rispetto alla guerra che ci fu nel passato tra Nord e Sud America nella guerra di secessione. Poi la cambiale sociale era qualcosa che apparteneva anche come filosofia di pensiero a John Fitzgerald Kennedy e a suo fratello Robert, entrambi assassinati proprio per il fatto che volevano applicare la cambiale sociale. E poi abbiamo avuto un esempio storico molto, molto importante, forse dove la cambiale sociale ha funzionato meglio nella storia dell'uomo, ed è stata proprio quella della Germania nel periodo storico 1932-1938. E ricordiamo che la Germania viveva, verteva in una situazione veramente disastrata, forse ecco, uscita dalla prima guerra mondiale che aveva causato, si rivedeva una popolazione veramente ridotta ai minimi termini, e tramite l'applicazione della cambiale sociale invece la Germania riuscì a diventare una delle potenze più grandi al mondo dal punto di vista economico, e qui non vogliamo entrare, ci manteniamo ben lontani dalle ideologie, ma vogliamo solo spiegare che l'applicazione di questo meccanismo può essere qualcosa che crea un vero e proprio miracolo economico all'interno del paese. Allora, per questo approfitto per introdurre di nuovo Orazio Fegnani, che ci spiegherà nello specifico la cambiale sociale, grazie anche alle slide che ha preparato. Grazie, un applauso per la sua presenza. Dunque, entrerò immediatamente in tema perché abbiamo tergiversato tantissimo tempo e in tante occasioni, non riuscendo per vari motivi ad entrare a fondo e sviscerare quali sono le vere essenze delle università. Ne abbiamo iniziato qualcuna, ma andiamo, ripartiamo col piede giusto. Quindi cominciamo una volta per tutte a definire esattamente cosa è la cambiale sociale. Quindi qua partiamo dal concetto oramai universalmente noto del signoraggio, di cui ha parlato anche stamattina Nino Galloni, che Andrea, devi spostare tutto perché mo quando arrivano le scritte è impallato con la sua scura, per cui tutto più là, anche là sta il microfono. Quindi il problema è noto abbastanza diffusamente. Diciamo che la parte più evoluta dei cittadini a livello mondiale oramai sanno come funziona l'arcano della monetizzazione e
per l'operazione di coniaggio, l'operazione di distribuzione, la diciamo, motivazione di metterci la faccia per il principe, e quindi crea questo ulteriore plus valore sulla moneta, creando allo stesso tempo anche inflazione, perché il problema in periodo medievale, in periodo diciamo fino al 1950, nelle sue varie fasi di evoluzione e evoluzione industriale, creava dei presupposti per avere un reddito complessivo nazionale superiore rispetto agli anni precedenti, e questo reddito veniva colmato attraverso la coniazione di altra moneta o metallica o invece cartacea, però col sistema del gold standard. E cioè il gold standard definiva esattamente alcuni parametri di emissione oltre i quali non si poteva andare, e poi invece sono andati. Dopodiché appunto ci sono volute varie discussioni, varie argomentazioni internazionali, convenzioni internazionali, per mettere appunto un nuovo sistema, e cioè lo standard del fiat money. E cioè che cosa è? È qualcosa che va a mettere valore sul principalmente il genio e le capacità individuali, e quindi anche lavorative e professionali, delle persone che contribuiscono al benessere della nazione. Questo è un po', diciamo, confusionario in questo primo, diciamo, in questa prima descrizione, ma poi ci ritorniamo. Vai avanti. Abbiamo detto, è ancora? Un attimo, no, devi andare oltre, avanti, non dietro. Diciamo che nel corso. Ancora? No, basta, quanto può creare? Quello già andava bene, quello di prima. Comunque, vabbè, andiamo. Facciamo. No! Oh, che state giocando? Guarda qua, questa era. Quello precedente. Ma faccio niente. Qua non si legge comunque. Lo leggo io, è l'importante che poi lo spiego, è quello che voi ascoltate. Allora, quindi in questi ultimi 70 anni in particolare c'è stata questa corsa sfrenata senza alcun limite all'emissione monetaria, che però in questo, diciamo, momento non esaminiamo, perché dovremo parlare dei derivati, di tante altre cose, che non è il momento, non è questo il punto. Ma c'è stata tanta gente che comunque ha investito, in tanta gente ovviamente del settore, che ha investito sulla moneta elettronica, sulla moneta numeraria, sulla moneta reale, virtuale e quant'altro, e hanno creato tutta una serie di monete aggiuntive a quella che prioritariamente era ed è tuttora nella legislazione attuale anche in Italia, la moneta legale. La moneta legale ancora adesso in Italia è l'euro come moneta legale, ma l'euro in cartaceo, non l'euro in moneta bancaria, elettronica o numeraria, che è una cosa molto diversa. Che cosa? Tra le monete le buttiamo? Io non l'ho capito. No, le monete sono stampate dallo Stato. Il banconote è stato abbastanza. Silenzio, lasciatelo qui. Va bene, va bene. Domande per cortesia, silenzio e parliamo dopo. Le domande sì, le facciamo dopo dalle 18. Sì, ho approfittato l'intervento. Certo. Quindi, vai oltre. Ci sono stati dei responsabili che hanno creato lo sfacello attuale. Questi signori, torna indietro. Ha fatto da solo. Si chiamano in particolare da noi BCE, Banca Italia e Banche Commerciali Italiane, come abbiamo detto, sentito anche prima da Nino Galloni. Queste però tre sono solo dei nomi, sono solo delle etichette, diciamo così, come sulla barra della marmellata o sul
sulla, che ne so, la bottiglia di vino c'è l'etichetta, e quell'etichetta è la rappresentazione di un nome più o meno virtuale. Prima abbiamo parlato di reale e virtuale, poi dopo ne parliamo di nuovo più diffusamente. Che cosa succede? Quindi uno mette un'etichetta e si nasconde dietro l'etichetta, ma qua nella BCE chi c'è? C'è Banca Italia come finanziera, come partecipante azionista della Banca Centrale Europea per circa il 14 e qualche spicciolo per cento. Poi ci sono tutti gli altri 16 che hanno aderito al circuito della anche qui il circuito, no? Perché all'interno del circuito si forma la convenzione, ma nessuno vieta che dobbiamo per forza subire la convenzione degli altri, possiamo fare anche una nostra identitaria convenzione. E quindi in questa banca centrale ci sono queste 17 banche, che sono le cosiddette banche nazionali, no? Le quali banche nazionali sono controllate tutte in Italia, in particolare sono il pacchetto di maggioranza della Banca d'Italia è detenuto da 5 banche, Unicredit, Unipol, cioè San Paolo, eccetera. Però nessuno o pochissimi sanno che questa banca, queste 5 banche sono tutte a loro volta, nel loro azionariato, controllate, ascoltate bene, da 1991 banche tutte straniere, prevalentemente inglesi e americane, ma anche cinesi, neozelandesi, australiani, indiani, c'è di tutto. E allora, in queste 1991 banche sono quelle che vanno nei consigli di amministrazione di queste 5 banche italiane che controllano la Banca d'Italia, dove questi azionisti decidono, queste 1991 banche, decidono se finanziare le opere pubbliche per il Movimento 5 Stelle al governo, oppure per Prodi al governo, oppure per Berlusconi al governo, oppure non danno la lira a nessuno, oppure qualcuno un po' sì, un po' no, e così via. Questa è la situazione. Quindi, questo per dire che quello che la gente sa, in realtà non è vero, perché quindi risulta, ad esempio, da tutta questa catena di matriosche, che la Banca Centrale Europea in realtà è controllata dalle 1991 banche americane, neozelandesi, australiane, indiane, cinesi. Allora, secondo voi la Banca Centrale Europea fa gli interessi dei cittadini europei o fa gli interessi degli azionisti che ci mettono i soldi e che vogliono alla fine dell'anno un risultato positivo? Il risultato positivo delle banche si ottiene solo se metti a bagno Maria quello che dovresti controllare che funziona. Chiaro, andiamo avanti. E qui appunto abbiamo questo pezzo di carta. Questo è un pezzo di carta che non ha nessun valore. Addirittura uno potrebbe opinare che non vale manco i 30 centesimi che qualcuno ha detto poco fa, perché in questo caso. Ma da solo, ogni tanto parte. Vabbè, controllo, ti risolvo. Questo, infatti, come vedete, questo è scritto C500, poi BCE, CB, E2B, FKT e KT. E poi 100, mi pare che no, 2001. Sì, 2001. Ma il cerchietto prima. Non parlare! Adesso vediamo. Il cerchietto, lo stavo dicendo io, te stavo zitto. E che cerchietto del Copenaghen? È il cerchietto del Copenaghen perché? Perché chiunque, se non c'era il cerchietto del Copenaghen, poteva stampare tutti i milioni e miliardi di banconote. Da 500 euro, da 100 euro e nessuno gli poteva dire niente. È chiaro? Perché ci hanno messo il C? Perché ci hanno messo il C? Tanto non lo sento, ma spiegalo tu, tanto non lo posso vedere prima. Ah, volete che si assista una volta per tutte. Allora, il cerchietto, ti ho messo in riga. Allora, il cerchietto del C, se non c'era, avrebbe potuto permettere a tutti di parlare e di scrivere. Perché, oddio, non lo posso finire a stampare. Tu stampare. Bocca c'è il microfono. Nessuno, andiamo. Vabbè, poi ci ritorneremo. Quindi, avere una banconota da 500 lire non significa avere un titolo. Perché? Perché quando si è passati dal sistema gold standard al fiat money, il problema
è che si è spostato il paradigma, cioè mentre prima c'era un valore intrinseco derivante dalla parzializzazione del cavò, delle riserve auree dei vari paesi e che quindi aveva quei crismi ben precisi e definiti, dopo si è passato a quello che ha detto anche Andrea, cioè a partire dal 71 gradualmente nel corso degli anni fino a partire in Italia, l'ultima modifica è stata fatta nel 2001, anzi 2002, il 31 gennaio del 2002, il giorno prima. Perché poteva entrare ancora, essere preveduto, come ho fatto io nel 91, di essere pagati dalla Banca d'Italia con gli ingottini d'argento. Quindi c'è stato tutto, diciamo, questo marasma, sul movimento che ha creato questa dicotomia fra una realtà funzionale in un determinato regime che dava risultati positivi a una realtà del tutto artefatta che non era più collegata a tutti gli altri sensori dell'economia che hanno motivo di essere, non sto qui a citarli troppo lungo, per cui praticamente questa scelta di operare secondo questo metodo alla lunga ha portato alla situazione attuale attraverso tutta una serie di coinvolgimenti che possiamo anche vedere poi dopo, che quindi ha creato questa dipendenza assoluta dell'economia dalla emissione stratosferica di queste banconote. Perché? Perché queste banconote, invece di essere utilizzate sul mercato normale, reale, cioè industriale, commerciale, operativo, quello vero, viene stampata a navi transatlantiche in funzione dell'acquisizione di banca su banca o di partecipazione di banca su banca o di acquisto debiti dal titolo dei derivati tossici. E quindi nella parte finanziaria. La parte finanziaria oggi del prodotto interno lordo mondiale che è attorno ai 75-80 mila miliardi di dollari anno, circa 4 quinti, anche abbondanti, vanno per comprare titoli tossici, commerciali in titoli tossici, in azioni tossiche, in assicurazioni, riassicurazioni, controassicurazioni di una banca con l'altra e così via. Andiamo avanti. Sì, abbiamo già detto, vai avanti. Questo l'abbiamo già detto. Ah no, torna indietro. No, va detto che queste 1991 banche sono controllate da questi due signori, questo signore qua e questo signore qua, che sono, leggi, che sono due avvocati. Tutto bene con l'audio? Aspetta, mamma mia, vedi che stai al centro col volume, pure te.
ma stai che c'è memorizzata la carta, ma si fa un po' di tempo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, l'audio va bene, registrazione? Sì. Perfetto, continuiamo. Aspetta che sto... F5. Allora, torna indietro per cortesia. Torna indietro, indietro, indietro. Ecco. Allora, stavo dicendo questo, che poi diciamo sono stato interrotto da questa storia, rispondendo a lui, la banconota dell'euro, in realtà, torna indietro all'euro, ai 500 euro. Guarda che sto computer sta impazzendo. Vieni tu perché sta facendo tutto come gli pare. Ha preso il suo computer. Guarda, devi prendere sopra, quella là in alto. Ecco, ok. Torna dietro. Vai avanti, vai avanti. Ok, ferma di là. No, torna dietro. Buonasera. Ad accordo da 500. Porca miseria. Ecco, fermate per cortesia. Allora, questo è solo un pezzo di carta, dicevo. Perché in realtà questo, pure se è una banconota, e quindi per il ragionamento del gold standard poteva integrare il valore dell'oro del Cavour, della banca centrale, oggi con il fiat money, se non è un titolo, no, mentre prima poteva anche non essere un titolo, mentre in realtà lo era, quello vediamo, oggi con il fiat money non è possibile integrare il valore del lavoro di chi vogliamo noi se non è un titolo, e questa banconota qua non è un titolo, poi lo vediamo. Infatti qua, come abbiamo detto, non c'è scritto praticamente niente. Vai avanti, vai avanti, vai avanti ancora, ok, ancora, ancora, ok, arriviamo qua, cominciamo con la cambiale sociale. La cambiale sociale, come vedete, c'ha una serie di riferimenti. Per esempio lì c'è la data di scadenza. Guarda, il tassone di Giorgio? Ah, utilizziamolo. Torna indietro, porca miseria. Fa da solo. Bloccalo. Allora. Non fa da solo, è automatico. Si vede che c'è un tempo. Che ah, ma a me non me l'avevi fatto. Comunque. Allora, qua c'è scritto cambiale sociale, euro, e qua c'è una determinata una cifra, al... Al fruitore, che è questo qua, che c'è un nome non è inutile dire, euro scritto in corsivo, e poi c'è il socio, il luogo dove va depositata e incassata, e qua la firma, e probabilmente il questo qua c'è un nome, un cognome, un indirizzo, una cifra, una scadenza, tutti elementi che contraddistinguono qualunque titolo di qualunque natura, il possesso di un terreno, della macchina, di qualunque cosa. Voi avete un titolo per averla comprata, vi viene rilasciato un titolo, e quel titolo dimostra che quel bene che avete comprato è vostro, quindi questo è di chi lo porta, di chi lo firma e di chi lo controfirma dietro. Quindi c'è una, diciamo, peculiarità unica che contraddistingue i titoli. Oggi qualunque valore non può essere inglobato in un non titolo, mentre prima sì, perché c'avevi il valore appresso. Tu quando c'avevi 100.000 lire, c'avevi il valore, frazioncina piccola, 3 grammi d'oro, quello che era, o d'argento, però c'avevi, era dentro la moneta quel valore. Pure dello fisico, cioè. Oggi, ma torniamo un attimo, vai avanti. Oh, guardiamo qua, questa è un titolo, anche per fare questa è una banconota e anche un titolo, perché qua c'è un numero di serie e un numero progressivo, mentre nell'euro non c'era neppure. Qua c'è scritto, no, torna indietro. Non ho fatto niente, vabbè, controlla, stai a sì, ogni tanto.
Allora, Banca d'Italia c'è scritto, quindi c'è un proprietario. Qua c'è scritto poi pagabile a vista al portatore e là abbiamo visto che non c'è scritto niente. E qua c'è la firma del cassiere, la firma del governatore e una serie di numeri di serie di quant'altro. Quindi questo, oltre a essere nel sistema gold standard, che di per sé, pure se fosse stato scritto come l'euro, 500 euro e basta, però era nel regime del gold standard, poteva essere una banconota e quindi inglobare quel valore che dichiarava. Viceversa adesso no, però la lira fino al 2002, al 31 gennaio 2002 lo poteva fare. Dopo il gold standard invece cosa è diventato, per ricordare i nostri anche che ci ascoltano a casa, dopo il gold standard invece cosa è diventato? È diventato il fiat money. Fiat money, esatto, diciamo, scandiamo. Torna indietro, no, cioè vai avanti. Fiat money. Qua invece questo è una diversa banconota e un diverso titolo. Qua c'è scritto Repubblica Italiana. Vedi come ho fatto veloce, perché ho capito come ho fatto. C'è il numero di serie, il numero progressivo e qua c'è scritto biglietto di Stato a costo legale. Perché? Perché questo è un altro tipo di titolo, non di banconota e basta, come è l'euro. Questo è una banconota e contemporaneamente è anche un titolo. E che cosa fa? Dice che il biglietto è di chi lo porta con sé, è emesso dallo Stato della Repubblica Italiana. Quindi è un biglietto tax free, diciamo così, come si dice, tax free in inglese. Posso tanti un po' come spalla. Viene detta un'altra dicitura molto importante: biglietto di Stato a corso legale. Ricordiamo, certo, che la cambiale a cui ci rifacciamo, che è ancora tutt'oggi in vigore, tant'è vero, noi possiamo dire che è ancora tutt'oggi in vigore perché è a corso legale. Quindi queste devono diventare concetti chiari, a corso legale. No, non devi fare domande, no, rispondo a domande, finita la fine, mi fate poi le domande quando arriviamo alla fine, per favore, se no non finiamo mai. Questa sarà la ventesima dimostrazione della cambiale sociale, non sono mai riuscito a concludere. Continua. Ecco, basta. Stai calmo però. Io sono cambiato. Sei mai visto incazzato. Allora, vai avanti. Questa è un'altra ancora, sempre 500 lire messe da Moro. Nel 67, 68, 69. Non a caso nel 67, 68, 69, perché nel 67, 68, 69 avvenivano un certo numero di fatti strani, diversi, no? Di rottura, diciamo così. Allora, qua c'è scritto Repubblica Italiana, linea 500, qua c'è, non riesco a leggere bene, il numero del governatore, la banca della cassiere e di qualcun altro che non. E anche qui c'è scritto biglietto di Stato a corso legale. È una serie diversa, ma sempre, comunque, di quel tipo definito titolo al portatore. Vai avanti. Questo è un altro ancora, queste sono le 10.000 lire del 1948, se ricordo bene. Mille lire, scusa, esatto. Del 1947-40, torna indietro, e qua c'è il numero di serie, il numero progressivo, e qui c'è scritto pagabili a vista al portatore. Sì. Tralascio altro, andiamo avanti. Però è sparito il corso legale. Non è più a corso legale, avete cominciato a capire. Sì. Andiamo avanti. Questa è la linea 10.000, sono tutte messe a casaccio, ma proprio evidentemente far ragionare. Lire del 10.000, il numero FC, torna indietro. Pagabili a vista al portatore, governatore, passiere, Banca d'Italia. Andiamo avanti, torniamo di nuovo qua e vediamo che qua non c'è scritto un tubo. Niente corso legale, eccetera. Andiamo avanti. Avanti. Avanti, ancora. Ok, arriviamo United States of America. Qui c'è scritto Federal Reserve Note. Però c'è scritto anche this note is legal tender, torna indietro, for all debts, public and private. Ok? Traduci in italiano, se la gente anche a casa non sa l'inglese può capire. Giusto. Allora, qua c'è scritto, questa
banconota è di corso legale per tutti i debiti pubblici e privati. Andiamo avanti, anche qua c'è tutta una serie di cose, no? Andiamo a vedere qua. Qua c'è scritto, non c'è scritto più Federal Reserve, c'è scritto Silver Certificate. Torna dietro, per cortesia. Allora, questo certifica che c'è stata messa in deposito nel tesoro degli Stati Uniti d'America la somma di questo dollaro. Qua c'è scritto, vabbè, non si riesce a leggere bene, comunque vuol dire che qui è un certificato d'argento e qui c'è scritto one silver dollar, cioè un dollaro d'argento, un dollaro d'argento, e soprattutto c'è scritto payable to the bearer on demand, e cioè pagabili al portatore a richiesta. Lo dice il presidente Washington. Gira. Qua c'è scritto Federal Reserve Nod. Torniamo a prima. E qui appunto c'hanno è la stessa banconota, però emessa in un anno, in alcuni casi, in altri anni, in altri casi. Con dei particolari che ammettono grandi verità. Allora, qua c'è scritto Federal Reserve Nod, qua è tutta la verità, e qua. The United States of America will pay to the bearer on demand, anche qua, però qui non c'è più scritto silver certificato, tra l'altro, ma Federal Reserve. Andiamo avanti, e qua c'è scritto di nuovo silver certificate, e qui dice questo certificato che questo certifica che c'è stata messa in deposito nel tesoro degli Stati Uniti d'America il valore di 35 euro, o 5 dollari. E anche qua, con questo biglietto va al portatore legale per pagare per tutti i debiti, sia pubblici che privati. E qua c'è scritto 5 dollari in argento pagabili alla richiesta del portatore. Cambia. Non è che nei documenti legali una virgola in più o in meno significa un mondo in più o in meno. È chiaro? Andiamo avanti. Qua abbiamo la nostra cara regina, e c'è scritto Bank of England, e qui c'è scritto I promise to pay, addirittura to the bearer on demand the sum of £5. E qui poi dopo c'è il governatore, lei che firma e tutti gli altri, numero progressivo, cioè dice io prometto di pagare al portatore la cifra, che significa, anche il primo abbiamo visto, pagabili a vista, cioè tu vieni, ne dici guarda c'ho questo, me li paghi, me li devi pagare, senza discutere. Ma la cambia sociale, quando sei dei soldi, allora in cambio che mi dici? Aspetta che ci arriviamo, abbi pazienza, non ci arriviamo, vai avanti. E poi vediamo la scrittura, la stellina c'era scritto I promise to pay, cioè una promessa di pagamento, quindi anche questo è un altro termine che deve entrare in testa, promessa di pagamento, perché capirete che entra nello specifico pagamento sociale, ma ci arriveremo a poco. Queste sono tutte piccole desinenze che però non vanno tralasciate, perché sono molto molto importanti per capire concettualmente che cos'è la pagamento sociale, ma perché può essere la pagamento. Va bene, questa è sempre la nostra cara regina, e qua 10 dollari, là è una banca, sono dollari, della Bank of Canada, Bank più Canada, e qui dice I will pay to the bearer on demand, e qui a Ottawa 1964 payerà o porter o francese. Ecco, non riuscivo a leggere. E qua c'è scritto 10 dollari, qua non si riesce a capire, sempre la stessa cosa che dice prima, e qua sempre 10 dollari. E questo ha anche un'altra divisa, un'altra misura, un'altra valuta, eccetera. Tutto quanto diverso, ma dicono sempre più o meno le stesse cose. Andiamo avanti. Sempre la nostra cara regina, e qua dice
hai promesso, tu pay anche qua. Andiamo avanti. Anche qua, Banca del Canada, e qua dice, this notice is legal tender, se vi è a cur legale. Questa è una banconota a corso legale, torna indietro a corso legale, questo biglietto a corso legale. Andiamo avanti. È sempre ai promise, the sum of 10 pounds, andiamo avanti. E ai promise andiamo avanti. E qua, payable a più, andiamo avanti. Aspetta, no, torna indietro. Le contrafacteur è più ni dei travaux forse pur cioè penale, cioè ti fanno un culo tanto, scusate l'espressione. Cioè, se fai quello lì e tocchi il nervo scoperto, te mando la cayenna, perché quello è, capito? Andiamo avanti. Qui siamo in dove siamo qua, non mi ricordo più. Belgio, siamo in Belgio, e da qualche parte è scritto pagabile a vista anche qua. Andiamo avanti, anche qua dice più o meno la stessa cosa, poco scritte, poche definizioni, però comunque si riferisce a prima del 1971. Qua non c'è scritto, se è scritto in piccolo, prima del 1971. Andiamo avanti. Questo è del 1932, c'è scritto Pagabile an espes a view au porteur, cioè pagabili in primo luogo al portatore, eccetera, eccetera. Torna indietro. Questo è del 38, del 1938, andiamo avanti. Queste sono 100 franchi, belga o belgi, anche qui dice pagabili a vista, andiamo avanti. E questo è un mini bot del più squalificato della Banca del Salento, addirittura l'ho messo a promozione, ce ne avevo altri, ma ha detto l'ho il più scravoso proprio che devo mettere. Però è un, torna indietro, è un titolo a portatore, perché c'è addirittura l'indirizzo, c'è il nome, il cognome, l'identità, la dicitura, ed è scritta come se fosse un assegno o una cambiale, e c'ha tutti i dati esattamente come l'assegno circolare, infatti è un assegno circolare, e quindi l'assegno circolare aveva la capacità, pure nel 1980, più o meno siamo intorno al 1980, quando già c'era era finito, terminato la funzione del gold standard, e c'era fiat money, ecco, veniva il sistema fiat money, che appunto prevedeva l'integrazione, ma serviva per integrare il valore un titolo, e questo è un titolo, e quindi lo poteva fare. Andiamo avanti. Questo è il famigerato, la prima emissione del famigerato Greenback di Lincoln, esatto, il quale torna indietro, il quale vedete che è scritto completamente diverso, ma c'è una cosa importante. Dice Act July 1863. Ok, e qua c'è scritto aspetta, Treasury of New York, cioè significa che il valore emesso a disposizione da questa banconota è depositato nella banca di New York. Perché? Perché c'è un motivo. Oddio, questo filo. Ecco. Allora, qui va fatta un po' di promissoria. Nel Far West, forse avrete visto qualche volta qualcuno che giocava al tavolo dal poker e perdeva delle cifre consistenti e non c'aveva i soldi per pagare. E allora questo che era, lasciava un pezzettino di stoffa legato a un pezzo di legno e si scriveva I owe you the sum of 10 dollari, 50, 1000 dollari.
differire il pagamento, per cui praticamente diciamo si utilizzava il metodo più rapido, no? E tanti in quell'occasione nel Far West, siccome non c'erano le leggi bancarie ancora, che sono venute successivamente e poi racconto, poi di seguito racconto, che cosa succedeva? Che chiunque avesse i soldi, l'allevatore di Manzi, che aveva 2000 vacche, 5000 vacche, aveva del denaro magari in tasca e lo frastava e diventava immediatamente banchiere, a prescindere, non c'era bisogno di niente, di concessione, di autorizzazione, niente. Per cui a un certo punto diventato un marasma. E a partire dal 1880 più o meno, quindi a qualche anno dopo di qua, perché lo dico, praticamente sono state codificate le prime leggi sulla raccolta del denaro e sulla utilizzazione del prestito e quant'altro. E che erano nate? Quindi in un sistema a livello nazionale degli Stati Uniti, che allora siamo appena riunificati, embrionale, c'erano tre categorie, anzi tre ordini diversi di banche. C'erano le banche, diciamo queste improvvisate così, senza nessuna professionalità di nessun genere, e che erano locali, no? E che quindi non rispondevano a nessuno se non al proprietario di quelli che pensavano. Poi c'erano quelle regionali, nazionali dello Utah piuttosto che del Colorado, di Illinois, quello che era, banche nazionali che a un certo punto hanno cominciato a confederarsi, a unirsi, a fondersi, questi banchieri improvvisati, e hanno creato delle strutture valide. Poi, a partire dal 1890, hanno cominciato queste banche a diventare banche di valore nazionale federale. Tralascio tutto quello che è successo, gli ammassamenti che ci sono stati di ogni genere, torture, di tutto, è successo di tutto, perché quando parli di soldi, parli di nervo scoperto, parli del figlio, uguale, figlio in fasce, la gente fa meno effetto. Insomma, a un certo punto hanno cominciato ad accentrare, per cui nel 1912-13 è stata fondata la Federal Reserve. Ma prima ancora, la prima banca strutturata a livello non federale, nazionale, delle nazioni, singole nazioni, era la First City Bank, quella che è fallita nel 2008. Fallita, è stata comprata dai cinesi veramente, non fallita, ma insomma, cambia poco. Adesso la seconda banca americana, che è la First City Bank, è cinese. Questo per dire, no, come la Banca Depositi e Prestiti, che è la prima banca nazionale, non la conosce nessuno, che ha 400 miliardi di euro di depositi, è diventata cinese da qualche mese. Quindi noi, quando andiamo a quello che prima era, diciamo, a denaro per fare i lavori pubblici, soprattutto per i comuni, per le piccole imprese, per le piccole località montane, queste cose qua, andavamo lì, chiedevano, non so, 10.000 euro, 100.000 euro per fare i lavori, all'improntavano immediatamente senza bisogno di tante storie e facevano i lavori. Oggi devi far passare ai cinesi, se non vai ai cinesi col cappello in mano non te danno i soldi. Allora, quindi che è successo? Nel 1863 il governo nordista nel 1861 comincia la guerra di secessione, gli stati più ricchi erano quelli del sud, per mille motivi economici, per il commercio del cotone, il commercio degli schiavi, tutta una serie di cose, era più ricco. Diciamo che il nord era molto più popolare e non c'era ancora l'industria. L'industria è nata, appunto, come ha detto anche Giorgio, a partire dal 1863-64, quando ci sono stati i primi grandi gruppi finanziari che hanno cominciato a creare le reti ferroviarie americane, perché
e gli servivano per portare i cannoni, per portare le merci e le rare a quelli che combattevano, i sudisti. Insomma, nel 1861 che cosa hanno fatto? Quello che non avevamo mai fatto prima, e cioè oggi si fa normalmente così, se non fai una legge precisa, definita per l'emissione di un lot, di un lotto di CCT o di BOT, anche in Italia, ci deve essere una legge che approva questa emissione di questi titoli del tesoro. Lo stesso anche negli Stati Uniti. Quindi, prima non succedeva, da quel momento lì, a partire dal 1861, poi ci sono stati altri tre, 62, 63 e poi 65, per cui praticamente venivano emesse queste cose qua. Allora, aspetta che qua devo trovare gli occhiali. E quindi necessaria di finanziamento è stato il fatto
che alla fine hanno queste banconote, gradualmente dando dei vantaggi, vengono meno accettate rispetto a quelle tradizionali del dollaro d'argento, che il dollaro d'argento era la moneta legale all'epoca, un dollaro d'argento. Che cosa succedeva? Che quando c'era questa emissione anche gratuita, come abbiamo detto, la gente non li accettava. Ecco per il collegamento, inizia il collegamento con le cambiate, non le accettava perché era una novità, non c'era un precedente, quindi la gente li sfidava. Mancava la fiducia, anche questo è un termine importante, mancava la fiducia. Allora noi dobbiamo instaurare con questo principio della cambiale sociale la fiducia in questo meccanismo, ma per instaurare la fiducia dobbiamo farlo capire. Allora, andiamo avanti, non perdo il filo. La cosa importante quindi è stata che a un certo punto l'accettazione era sempre minore, e i nostri cari banchieri questo l'avevano notato, non è che gli sfugge una cosa del genere. L'ultima emissione all'epoca è stata quella di 450 miliardi di dollari, erano 450 milioni di dollari, che era una cifra enorme all'epoca, pari a 4.500 miliardi di dollari adesso, o il minimo, forse anche di più. E allora, che cosa hanno fatto i banchieri, secondo te? Non li voleva nessuno. Non li voleva nessuno. Che hanno fatto? Hanno venduto quelli che ci avevano, non dice, no? No, hanno comprato quelli che erano sul mercato. Perché? Perché alla fine del gioco, nel 1865, si sono fatti fare una bella leggina da Lincoln, questo non lo dico, non dice mai nessuno, e mi rivolgo a tutti quelli che parlano di Lincoln come il padre della patria, come di Bertini padre della patria, e di tanti altri, di una nomea che non meritano, perché sono stati uomini, e quindi come uomini non erano santi, erano umanamente ricattabili, corruttibili, eccetera. Cioè, fatto sta che le banche hanno comprato a 4 soldi, cioè un dollaro lo hanno comprato a 20 centesimi più o meno. Quando è finita la guerra si sono fatti fare una bella decina per cui lo Stato richiamava tutti i greenback che c'erano e li pagava a prezzo pieno. Quindi a un dollaro, quindi con 5 volte tanto hanno guadagnato. Hai capito? Certo. 450, 4.500 miliardi da adesso per 4. 20.000 miliardi di dollari, così quello che ha fatto Soros con la lira, con una firma in più o una firma in meno, 20.000 miliardi di dollari. È chiaro? Questa è la storia, non è quella che ci raccontano. Anche quelli che dicono che sono contrari, catastrofisti, insomma, come si dice? Complottisti. Torniamo a noi. Quindi c'è in atto in tutti gli Stati Uniti questa, diciamo, anche lotta di conquista al banco contante. Ma tutto deriva da questo fatto qua, perché questo fatto qui ha scatenato un volume di finanziario assolutamente impossibile prima di allora. E che cosa hanno rastrellato? Tutto il rastrellabile, ma perché la maggior parte della gente era contraria, ecco perché la valutazione era scesa, ma c'era una parte della popolazione che invece era molto a favore, per mille motivi non sto qui a dire, che erano i farmers, cioè quelli che coltivavano le terrate per l'esercito, che prima, siccome il paese, la banca di New York, abbiamo visto la First City Bank, non ci aveva tutti i soldi per finanziare l'acquisto degli alimentari, dei vestiari, dei soldati, e quindi ha dovuto, con questa immissione di questo flusso, di questi tantissimi dollari del greenback, avevano dato la possibilità al governo di comprare beni, per i militari al fronte, e li davano ai farmers, capito? Quindi loro avevano tutto interesse a mantenere quello standard. Infatti, poi, a prescindere
prescindere dalle leggi del come lo chiama, quando rientrano, ricompra, lo Stato ricompra i titoli, non è veramente, vabbè. Insomma, niente, hanno continuato nella loro intenzione di mantenere questo standard e addirittura nel 1874 hanno fondato il Partito dei Greenback, poi ha cambiato nome varie partite, praticamente è diventato poi il Partito Laburista Americano, che era il terzo partito americano con importanza, cioè hanno, in un certo momento hanno avuto anche 14 senatori. Allora, perché abbiamo fatto tutto questo excursus enorme? Vai avanti, adesso andiamo avanti. Parliamo della cambiata sociale. Promettevano, no, non era il pagamento reale, ma una promessa di pagamento, quella che facevano le banche centrali. No? Abbiamo detto, io prometto di pagare, e molto spesso non pagavano, perché le banche, ho parlato prima delle banche locali americane nel 1864-65, quelli molto spesso fallivano, non ogni tanto, tantissime, migliaia di persone, ma sono i dati statistici, migliaia di banche sono fallite, piccole banche, in quel periodo lì, in quei 10 anni più o meno. Questo per dire che anche quelli che prendevano il greenback in pagamento era una fiducia, era una formula di fiducia, di speranza, no? Il pagamento, il mantenimento dell'impegno, della promessa fatta. E questo vale per tutte le banche. All'epoca sono fallite, oggi non le fanno più fallire col bail-in, bail-out, però comunque la banca possono fallire in qualunque momento. Basta che lo decidano, la Lehman Brothers è fallita, una decina d'anni fa. Ma anche la Tondela. Anche la Tondela, sì. Allora, torna indietro, scusate. Quanto osservato deriva che occorre molto sommariamente constatare che fino al 15 agosto del 71 tutte le banconote nazionali di emissione avevano adottato la Convenzione internazionale del Gold Standard e perciò tutte le banche di emissione dichiaravano e promettevano nelle didascalie inserite l'obbligo della banca stessa a convertire le banconote a corso legale con metalli preziosi o altro con la formula della promessa di pagamento. Quindi finanza monetaria concreta reale, ecco il perché parlavamo prima del reale e dell'irreale, con beni e risorse concrete reali, quindi c'era una promessa, quindi una finanza reale con l'esplicazione di una promessa che poi diventava azione reale. Andiamo avanti? Questo per il semplice fatto che fino al 71 si era adottata, questo abbiamo visto, sì, quella dove adesso andare. Mi hai fatto tornare indietro. Sì, prima ho messo quella, poi mi hai fatto tornare indietro. Da questa mi hai fatto tornare vai indietro. Oltre. Adesso siamo riandati avanti. Poi però, dopo Camp David, la banconota è stata universalmente riconosciuta per la sua valenza di avvalorarsi soltanto dopo aver integrato in sé il valore dell'oggetto che si è andato fermo. Che si andava ad acquistare, vai avanti. E qui entriamo nella fase dell'incoerenza dei concetti. Quindi, tralasciando altri precedenti contesti, si è passati da una promessa di pagamento quasi concreto e reale, quasi mai, ma non è possibile che qualcosa che. Lo fa da solo! Quasi concreto e reale, quasi mai applicato alla vampirizzazione del valore reale dei beni esistenti sul mercato e ad ogni livello, trascinando il reale nell'irreale, con tutte le possibili considerazioni che ne derivano. Andiamo avanti ancora. Precisazioni sull'attuale natura delle banconote e delle cambiali sociali. Ma la nuova banconota, con tali premesse che dimostrano la totale incapacità di pagamento, può mai avvalorarsi con una cambiale che è essa stessa una promessa di pagamento? Infame, mi sa che tu hai saltato un bel po' di pagine. Che senso ha andare a ritirare in banca una promessa di pagamento per farla integrare come improbabile valore di una banconota? Si potrebbe obiettare che la banconota potrebbe essere stata avvalorata attraverso una precedente entrata nel mercato e quindi avere già subito il suo valore nominale. Spiega il concetto, così abbiamo una persona che riassumono magari.
No, andiamo avanti ancora, poi faccio il resoconto. Motivo per cui, insieme ad altri fondamenti logici, tale teoria dell'integrazione del valore come applicata alla banconota per reciprocità e allo stesso modo può logicamente portare alla nascita del cambiamento sociale che acquista il suo valore nell'atto della sua emissione, esattamente come qualunque altra banconota. Ricordiamoci sempre che la cambiale sociale è un titolo al portatore, mentre, come visto nelle precedenti immagini, le banconote attualmente non lo sono. Scusa, ma io voglio venire a vedere che succede lì, perché non è possibile. Andrea, come fai? Iniziate a capire, stiamo parlando del fatto che venga riportato il discorso del titolo al portatore. Quindi è importante che questo venga segnalato all'interno della cartella sociale, e per questo la valenza della cartella sociale, che ripeto è a corso legale, diventa fondamentale. Allora, torna alla cartella sociale. Per cui salto tutto questo. Non torna indietro, guarda, fai tre scatti indietro. Quattro, ancora? No, torna di nuovo avanti. Ecco. Questo abbiamo già detto. Avanti, ancora avanti. Quindi qua si tratta di perché ho fatto vedere tutte quelle banconote prima e con tutte le diciture diverse, perché attraverso quelle diciture si è potuto rilevare una evoluzione del concetto di moneta, delle funzioni diverse che ha avuto la moneta nel corso degli ultimi 70 anni, non tantissimo. E quindi in questa evoluzione c'è stato una, diciamo, riaccredito a favore delle banche unilateralmente, senza nessuna autorizzazione né del Parlamento né del governatorato né da nient'altro, che ha creato questa, diciamo, sudditanza, succube della popolazione, che ha tutto vantaggio della controparte della banca, credo. Quindi siamo passati da un gioco pulito in cui c'era una banconota che integrava in sé un valore, che ci fosse o meno cambia poco, era comunque, se tu andavi alla Banca d'Italia fino al 1975-78 ti davano il lingottino sul serio, quindi questo vuol dire che c'era una valenza reale in quello che c'era definito, in quello che era descritto, quello che era pubblicizzato. E dopo invece non è stato più così, perché da una parte abbiamo visto le banconote e tutte le altre cose che sono state fatte anche nel Greenberg, ma nel Greenberg si è messo in piedi una cosa, diciamo, interessante, molto valida, e cioè il fatto che poter stampare la moneta non era più una prerogativa delle banche, perché io non lo dico adesso, ma era una prerogativa dello Stato. È chiaro? Quindi Lincoln, nonostante i raggiri finali delle banche, però per quei 4-5 anni ha risolto i problemi del paese, dando inizio alla industrializzazione del paese degli Stati Uniti, che fino allora non c'era. È stata una specie di boom economico degli Stati Uniti, in parallelo a quello italiano del 48, 50, 60. Quindi si sono messi in evidenza alcuni aspetti importanti. Quindi da una parte non è necessario avere la risorsa in denaro, in valori di metallo prezioso o di altro genere, ma basta semplicemente la capacità di un paese di avere tecnologie, uomini e soprattutto l'energia e la legislazione adeguata per poter fare queste cose qua. Quello che dovrebbero avere tutti gli stati, 5 elementi: lo Stato deve avere un territorio, una popolazione, una risorsa energetica alimentare, una risorsa energetica per produrre e la possibilità di avere leggi adeguate e conoscenze adeguate per poter fare qualunque tipo di attività. E questo purtroppo non esiste più quasi in nessuno Stato, cioè, da una parte, ad esempio, noi le leggi non tutelano più
la nazione italiana né il cittadino italiano, perché sono decise e fatte a Eurositi a danno dei cittadini, abbiamo visto, no? Che risponde. Allora, ricordiamo che il Parlamento europeo risponde in primis alla Commissione europea, quella del Consiglio dei Ministri, che a loro volta però diciamo, dipendono dalla possibilità delle risorse monetarie che potrebbero o non potrebbero essere autorizzate dalla Banca Centrale Europea, e quindi di fatto dipendiamo dalle 1991 banche estere. Questo anche nella emissione monetaria, mentre la cambiale sociale ha una legge antica, quella del 1933, che è una convenzione internazionale che coinvolge 41 paesi, non uno, 41, a partire dalla Canada, tutta Europa, la Russia, l'India, il Brasile, però gli Stati Uniti no, guarda, gli Stati Uniti non hanno aderito, guarda caso, no? Hanno aderito, aderiscono a quello che gli fa comodo, gli altri, come anche quello sul clima, anche quella di Helsinki, sull'ecosistema, sull'ambiente, eccetera, no? Fanno i cazzi loro, come si dice, ecco, un po' troppo. E quindi ecco, la cambiale ha preso, diciamo, l'abbrivio partendo da questi, diciamo, concetti che ho espresso adesso e tantissimi altri, col fatto che mai lì il dispositivo non funziona, ma scaracciato, come si chiama, una volta, tutto il programma che avevo predefinito. Comunque va bene, le cose che devo dire le sto dicendo. Quindi ecco, quindi la cambiale entra in gioco nel momento in cui le banche fanno il giochetto del rientro. Ecco, del rientro. Allora, io quando facevo l'operatore, imprenditore, diciamo così, lavoravo con 5 banche, e quindi insomma facevo un discreto lavoro, e mi facevo una gara queste 5 a dire quanti soldi vuoi. Perché sapevano che io stavo crescendo in maniera esponenziale, la mia azienda andava bene, e quindi mi dicevano, prendi altri 20 milioni, prendi altri 100 milioni, che ci dai? Quando i soldi costavano 25-28%, non so se lo ricordate, all'anno. E io ovviamente dicevo no, nel momento in cui mi sono serviti, e loro lo sapevano perché non mi sfugge niente, mi ero trovato in difficoltà perché mi erano falliti 3 catene di supermercati, non uno, 3 catene di supermercati. E per quanto ero, diciamo, attento, per quanto vuoi stare attento, non prevedi mai una cosa del genere. E fra l'altro questi fallimenti di 3 catene di supermercati erano anche fasulli, cioè indotti artefattamente, non erano fallimenti davvero reali, a proposito delle aree reali. E quindi in quel momento le banche hanno chiuso gli ambienti, non solo hanno chiuso gli ambienti, ma hanno avuto il rientro immediato di tutto quello che mi avevano prestato fino allora. Io ho dovuto vendere un immobile che valeva, non so, 10 anni fa valeva 500.000 euro per riuscire a pianare le banche. Questo per dire una cosa che personalmente ho vissuto. Quindi quello che è importante non è avere il filo delle banche, ma avere la possibilità di fare un filo generalizzato all'interno di un circuito, cioè avere tante persone che in maniera infinitesimale contribuiscono all'andamento del circuito monetario. Quindi non più un dittatore che dall'alto governa come qualunque banca, sia nazionale, sia commerciale, internazionale, eccetera, fa normalmente, ma avere un dialogo all'interno della visione collettiva. Perché? Perché il mondo, abbiamo visto il Greenback, ma potevamo vedere altre cose, il mondo, diciamo, si basa sulla fiducia, sulla dichiarazione a cascata del proprietario della banca. Quello dice, la regina dice, io ti prometto di pagare, pagare, dice non paga. Eh no, delle volte non ha pagato. Per esempio, il suo antenato, un antenato no perché lei è parte di un'altra dinastia, ma Edoardo, dunque, chi era, porca miseria? Quello che ha vinto la battaglia 1250, adesso non riesco a Giorgio chi era? Quello che i bardi sono falliti. Il violino.
1950. Edoardo Rivo, ecco, come mi viene in mente. Edoardo Rivo. Capito? Quindi noi potremmo tranquillamente fare altrettanto per il debito pubblico, tanto per dire. Ti sconosco perché è illegale quello che tu hai fatto, è una truffa. Ma è illegale soprattutto per il fatto, ricordiamo, questo è un altro concetto molto importante che mi hai ricordato poco. Quando un debito non può essere ripagato, è annullabile immediatamente. Ma questo lo definisce? No, grazie. Scusate, ma c'è possibilità anche per altri di pagare da parte? Perché uno è il quarto che parla, non è che uno ma uno è il quarto che parla, faccio, con tutto il bene che gli vogliamo, che concluda. Sì, adesso sta venendo al concetto base per introdurlo nella qualità. Non ci è arrivato, uno è il quarto. Allora, prima di tutto, no, scusate, ma questo non è modo di intervenire in una conferenza, quindi se si vuole fare delle domande si fanno dopo. No, io questa non è una domanda. Se l'argomento non interessa perché pare che ti conosce già, si aspetta fuori, però non si fa. No, questa non è una domanda. No, è una richiesta di poter tutti parlare. Ma questa è una conferenza, non è un dibattito. Vuoi? Questa non è una domanda. Scusa, ma questa è una cosa che quasi. Ne parliamo dopo, ne parliamo adesso, ma si sta venendo. Allora. Per tornare, diciamo, portare verso la fase operativa, gli elementi e i motivi da cui scaturisce la ragione della nascita della cambiale sociale e prima per altrettante valide ragioni, anche se non completamente, diciamo, tutte quelle della cambiale sociale, anche la cambiale tradizionale nasce da questa convenzione internazionale di Ginevra del 7 dicembre del 33. Perché? Perché a partire dal 1929, la fatidica data del venerdì nero, che mi pare che era il 28 febbraio, non mi ricordo. La famosa crisi del 29, 28 febbraio, ma vabbè, non mi ricordo bene, vabbè. Cioè, fatto sta che tutte le convenzioni che si erano stabilite prima sono venute a cadere per una serie di inadeguatezze all'evento che si è verificato con la vendita, diciamo così, a folle che c'è stata in quell'occasione. E da lì tutti i sistemi internazionali di internazionali convenzionali su tanti argomenti sono diventati obsoleti e quindi hanno dovuto, diciamo, andare a proporre delle nuove convenzioni sia per gli assegni che per la moneta contante e anche quella sulle cambiali. E da lì è nata la definizione di cambiale attuale, quella cambiale tradizionale, quella ufficiale. Le ultime modifiche alla cambiale quando sono state fatte? Nel 2007? Nel 2007, sono fatto sta che sono stati proposti 614 articoli, sono stati sottoscritti e ratificati da questi 41 stati che dicevo prima e prevedono una serie di modularità. La cambiale è modulabile. Per esempio, metti su, torna Dario, torna alla cambiale. Vai, torna lì, all'inizio proprio, sì, c'è proprio la cambiale. È la prima. Andiero ancora, vai, devo subire dopo i dollari. Aspetta, vai. Ancora? Oh, ecco. Ecco. Ok. Qua, questa è la cambiale sociale, ma la cambiale, non ci ho pensato a inserirlo, qua c'ho tre possibili depositi, o a casa, torna indietro, o all'indirizzo, al domicilio del traente, o al domicilio del trattore, o al domicilio della banca. Normalmente, come diceva Nino Condoni, uno che fa le cambiali, il commerciante in generale, diciamo in genere, che fa? Fa fare la banca all'acquirente, fa fare la cambiale all'acquirente e poi va a depositarla in banca dove la sconta. Mette il timbro? No, dove la sconta, oppure la mette in deposito. Io per esempio avevo il deposito delle cambiali perché non conviene andare a scontare i cambiali a un anno, a due anni, a cinque anni. Conviene metterle nella cassetta di sicurezza, a disposizione con la chiave anche al
quindi è così che funziona. Insomma, questo per esempio è una, diciamo, peculiarità variabile della cambiale, cioè si può mettere a pagabile al suo domicilio, al mio domicilio oppure a quello della banca. E quindi, però oggi è diciamo, normalmente diciamo, d'uso il fatto che viene depositata in banca, che poi uno la paga, la sconta subito, oppure se è a un anno, o la tiene in caldo per un anno e poi la sconta, fa cambio. Però ecco, ci sono tante modalità. La cosa, ad esempio, importante che è stata fatta nel corso degli anni, cosa per cui ho denunciato vari ministri delle finanze a partire dal 2009, è il fatto che all'articolo 104 della legge della Convenzione sulla cambiale è precisato che la cambiale non è non dipende dalla legge sulla bollatura dei documenti, degli atti e dei documenti. Quindi, siccome la cambiale invece convenzionalmente lo Stato le dà già timbrate con il bollo, tu vai al tabaccaio e compri quelle da 1000 euro, da 500, eccetera, diciamo il 13%, 13 per 1000 di bollo. Questo è illegale, però lo Stato l'ha sempre fatto, perché appunto è illegale in quanto all'articolo 104 appunto si dice che non è succube della legge, la cambiale non è succube della legge sul bollo. Ha fatto un conto a partire dal 1933, quando è stato fatto appunto questo usurpato questo diritto, sono stati emessi circa 700 miliardi di euro a valore 2009. Ho fatto un conto di più o meno 700 miliardi di bolli non dovuti. Perché? Perché la cambiare, se vuoi pagare il bollo, puoi pagare il bollo, perché diventa titolo immediatamente esecutivo. Ma se tu non lo metti, non è che la cambiare non vale, semplicemente invece di diventare titolo esecutivo subito, perché se uno te la può pagare, te la paga, se non te la paga, manco se t'ammazzi, puoi però andare in cancelleria e depositare il procedimento a carico di chi non ha. Entrami nella parte tecnica per far capire che cos'è la cambiale e come funziona. Sì, no, volevo dire, insomma, ci sono tante possibili modalità nella gestione e realizzazione della cambiale che è giusto che la gente insomma lo sappia. Ecco. La cambiale sociale invece. Ma si può sempre usare anche secondo le funzionalità, questo senso anche diritto al lavoro associato? Sì, ma rispondo dopo. Entra nella parte tecnica della cambiale. Sì, dunque, quindi le cambiali, quelle tradizionali, hanno questa immagine, questa soggettività, no? Questa univocità. La cambiale sociale prevede delle modifiche che, qui abbiamo un avvocato Cerchiara, lo sa bene, quello che non è normato è lecito, non è illegale. Allora, io mi sono studiato varie volte la Convenzione di Ginevra, che è poi stata ratificata con la legge del decreto 1899 del 1933, dove appunto alcune modalità di realizzazione della cambiale non sono previste. E quindi, non essendo previste, allora, non sono illecite. Non è illecito e quindi è lunga, si può fare. Quindi la cosa importante da dire è che intanto la cambiale sociale può, come tutte le altre cambiali, essere girata in bianco nella facciata posteriore e diventa quindi pagabile al portatore, cioè diventa diventa immediatamente circolare, come una fase circolare. Oggi hanno aggiunto una legge, più gira e più acquista di valore, ma certo. In realtà vai. Allora, no, nel 2007 e anche in qualche altra occasione sono state emanate delle leggi conflittuali con la convenzione. Quindi quella legge lì, per esempio del 2007, prevede che la cambiale deve, quella tradizionale, deve avere un bollo come l'assegno di 1,50 euro per essere trasferibile, e che non è previsto nella convenzione, e quindi non è previsto se può fare, capito? Quindi,
Quindi se si può fare pagare il bollo da 1,5 euro, ma non è obbligatorio, capito? Se può fare, io ti dico no, io il bollo non ce lo metto, e per legge non c'è scritto che ce l'ha messo il bollo, è illegale la legge. E quindi di conseguenza il tempo massimo viene raggiunto, in questo caso, della durabilità, diciamo, della cambiale, perché non essendo il bollo, giusto? No, non aspettiamo quel tempo perché ce lo vediamo. Allora, però l'altra cosa importante è che la cambiale, avendo un massimo di slittamento temporale di 5 anni, quella va pagata entro 5 anni. La cambiale sociale l'abbiamo prevista che sia pagabile a 4 anni. Ma nessuno vieta, ed è qui appunto in una di queste occasioni tutti saranno chiamati a dare una loro idea, una loro decisione, è che è pagabile sì dopo 4 anni, ma non è mica obbligatorio. Esistono le cambiali di favore, che non sono previste dalla convenzione, ma c'è la cambiale di favore, e soprattutto c'è il rinnovo delle cambiali. Io per esempio, quando ero imprenditore, ho rinnovato tantissime cambiali. Uno veniva da me e diceva: guarda, questo mese non te posso pagare perché c'è un problema. E va bene, che se ne frega, perché fra 3 mesi, oppure mettiamo in coda le altre, ci mettiamo l'interesse, ovviamente, che non è che ne prendevo io l'interesse, ne prendeva la banca, e a quel punto era un rinnovo, io non aveva tirato fuori manco meglio. A volte tirava fuori l'interesse, a volte, ma a volte anche no. Lì mettevamo in coda all'altra cambiale. Quindi la cambiale sociale prevede proprio questo. Allora, da una parte prevede una cosa che non è prevista dalla convenzione internazionale, cioè avere il decadimento del 2% al mese. Come c'è per avverso il concetto dell'interesse mensile da pagare, altrettanto io posso dire all'interno del nostro circuito ogni mese la cambiale non solo non paga interessi, ma addirittura perde interessi. È chiaro? E come l'hai strutturata tu la cambiale sociale, quanto dovrebbe perdere ogni mese? Allora, ogni mese, nei 48 mesi, perde il 2%. Allora, nel momento in cui si stila la cambiale, perde immediatamente il 4% che va devoluto all'ente di controllo. Quindi perde il 4% detto all'emissione. Istantaneamente. Dopodiché parte il 2% per i 48 mesi successivi. Quindi ogni mese perde il 2%, esatto. E facendo la somma 2 per 48 infatti fa arrivare a 50. Ok, hanno solo il 2% lo perde subito, il 2% è per il primo mese. Quindi perde 48 per 50%. L'ultimo mese di confusione. Allora, il 4% lo perde nell'immediato all'atto del esatto, il 4% lo perde il 2% tutti i mesi fino ad arrivare al 50% complessivo. Okay. A un certo punto al 48esimo mese si ferma e cosa succede? Si ferma, c'è un soggetto giuridico che può essere un'associazione, un movimento, un comune, insomma, un'entità. Chi si sarà fatto carico, quindi chi si sarà fatto carico dell'emissione e soprattutto della salvaguardia del circuito. No, del controllo. Del controllo. L'emissione la fa esclusivamente il portatore. L'emissione viene fatta da chi nel momento in cui sta davanti e vede il proiettore, me lo voglio comprare, quanto vuoi? 150 euro, ecco la cambiale da 150 ed euro. È qui che entriamo nel concetto di fiducia, dove appunto la fiducia deve essere tra chi emette la cambiale sociale e chi ma anche naturalmente da chi la riceve, quindi chi però la riceve, chi la riceve non è obbligato a riceverla, è una sua volontà, esatto. Cioè lui per esempio, per dire, lui sa che vende 10 proiettori al mese. Allora arriva uno che vuole un proiettore, vuole pagare una cambiale sociale, dice va bene, allora oggi, questo mese ancora non ho venduto niente con le cambiali sociali, il decimo di quelli che io vendo, 1 su 10, posso anche 2 su 10 o 3 su 10, io guadagno abbastanza già per pagare le tasse, le correnti, tutti i servizi statali e quant'altro, che già li guadagno con gli altri 7-8